Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Libri Interviste. Oggi siamo arrivati alla 62esima puntata di questa rubrica che è nata quasi per gioco, per azzardo, oserei dire, in un periodo storico difficilissimo per gli autori e per l'umanità in generale. Infatti, è una rubrica nata a ridosso del lockdown. La prima intervista risale al 31 gennaio del 2021 e sono contentissimo di essere arrivato a un numero così alto di ospitate, quindi di presentazioni, perché diciamo, è diventato ormai un punto di riferimento per gli autori. Essendo anche io un autore, ne sono molto contento. Di fatto ormai la mia rubrica ha ospitato in questi mesi scrittori, musicisti, artisti, e oggi per la prima volta ospito un poeta, Daniele da Prato. Ciao Daniele! Ciao, buongiorno a te, Giuseppe, grazie per l'ospitalità. Da Prato specifico sempre, mi piace specificarlo siccome sono toscano, si fraintende, è il cognome, io sono viareggino di Viareggio. Non ho ancora questa caratura tipo Erasmo da Rotterdam da potermi Certo, chiamare Daniele da Viareggio, chissà un giorno, vediamo. no, vabbè, assolutamente. Tra l'altro, Viareggio è una città meravigliosa, una città stupenda Sì, che io l'amo. consiglio a tutti voi di visitare se non l'avete fatto. Approfittate e vedete tutta la Toscana a questo punto, perché in effetti la Toscana è ricchissima di monumenti, ogni città particolare. Viareggio, tra l'altro, si mangia dell'ottimo pesce, perché è una città di mare, e poi c'è il famoso carnevale di Viareggio, che già solo quello merita una visita. Anche capitale dello stile Liberty. Esatto, Particolare che tanti non sanno, è uno stile particolare architettonico molto carino. A me piace. Io non sono molto esperto d'arte, però sento parlare Viareggio, capitale dello stile Liberty. A me questo fa molto piacere. Ecco. sì, assolutamente. No, tra l'altro, è una terra che si presta molto, quindi, alla poesia. Infatti, tu sei un poeta e a me fa molto piacere ospitare un poeta, perché essendo anch'io un poeta, mi piaceva quindi anche un confronto. Ho iniziato scrivendo poesie, avevo 10-11 anni, i primi componimenti li ho scritti che stavo in quinta elementare. Oggi, rileggendoli, mi viene quasi da sorridere, perché erano veramente banali. Poi È piano piano si è normale. perfezionato un po' lo stile e di recente ho ricominciato a scrivere, perché poi la poesia è particolare, poi ne parleremo insieme, ci confronteremo. Cioè, si scrive una poesia perché si ha qualcosa di veramente forte da esprimere e da esternare. Quindi, in effetti, per rompere il ghiaccio, la prima cosa che ti voglio chiedere è proprio questa. Quindi, come nasce una poesia? Ma per me la poesia nasce da una serie di sentimenti, di stati d'animo, ecco, un turbinio di stati d'animo, dire sentimenti anche sì, perché anche l'amore crea poesia, no? Tutto quanto, però a me più è una poesia istintiva creata dallo stato d'animo del momento. Io scrivo sul momento e a differenza appunto di un romanzo e di un saggio che io ripeto all'infinito, non dico mai che il poeta è superiore al romanziere o al saggista o è inferiore, anzi è una cosa diversa, perché per esempio il romanzo e il saggio sono molto difficili da fare come la poesia, però per esempio un romanzo, un saggio tu puoi preparartelo, imbastirtelo e dire dopo ci ritorno, riguardo, me lo rimetto, sistemo qualche cosa. La poesia no, la poesia in quel momento che viene va scritta. Io difficilmente ritocco qualcosa, però se tu non la scrivi, tu la poesia la perdi. E io ho provato magari a dire a volte sbagliando, dico, ma devo fare una cosa, la scrivo dopo, poi ti posso garantire che avrò recuperato massimo il 20% di quello che mi era venuto in mente. E poi la poesia è venuta brutta, secondo me, perché poi è venuta scartata da me, perché dicevo, non è più quella poesia che volevo, è artificiale, ecco. La poesia, secondo me, deve essere naturale, guidata dall'emozione. Sì, sono pienamente d'accordo con te. Poi, tra l'altro, guarda, il titolo di questa raccolta di poesie che io lo trovo personalmente molto bello, molto originale e che già dà un'idea forte, no, del lavoro che hai fatto e di quello che scrivi. D'amor, rivalsa, rabbia e Faccio vedere, meno. rassegnazione. Sì, Ecco, amore, perfetto. rivalsa, una bella assegnazione. Il volume è pubblicato dalla casa editrice Jack di Andrea Jack Edizioni. Ragustin,
che salutiamo affettuosamente, sicuramente ci sta Anche ascoltando. Dario, sono coeditori. Ah, perfetto, salutiamo anche Dario, Dario. diciamo, penso per problemi lavorativi, si presenta meno nei social, ma lavora insieme, è socio di Andrea, sono due fratelli che fanno un grandissimo lavoro con la loro associazione culturale Cura al Mondo ETS, anche di cui Jack Edizioni fa parte, e hanno preso anche questa idea di creare per la cultura una nuova realtà editoriale, come amano chiamare loro, ecco. Certo, no, tra l'altro, guarda, fondare una casa editrice e dirigere una casa editrice è un'esperienza incredibile, unica. Veder nascere i libri è un po' come veder nascere un bambino, è un'esperienza Esatto. veramente fantastica. E poi la poesia è qualcosa di particolare. Guarda, io in effetti Assolutamente. ho partecipato a diversi premi letterari, ho pubblicato una piccola raccolta di poesie quando avevo 18 anni ed è stata un'emozione incredibile, e quando le rileggo le mie poesie mi viene sempre un po' di nostalgia. Ovviamente a volte, sai, quando non vengono lette per tanto tempo, come se perdessero un po' quello smalto. Invece le poesie ogni tanto vanno riprese, vanno lette, quando vanno confrontate, vanno raccontate, poi sostanzialmente vanno recitate e vanno condivise, perché la poesia per me è un momento di profonda condivisione. E basandomi ovviamente sul titolo, perché già il titolo dice tanto, d'amore, rabbia, rivalsa, perché la poesia si scrive per amore, si scrive per rabbia, si scrive per rivalsa e qualche volta si scrive anche per rassegnazione, perché poi i poeti, rispetto agli scrittori, rispetto ai pittori, sono ancora più sensibili e quindi Questo sono manifestano e d'accordo, sentono questo sono dentro. d'accordo. Io li chiamo i ruderi interiori, che ovviamente non hanno niente a che vedere con i difetti, ma sono chiaramente quei sentimenti forti, no? Quelle cose che tu non sai come comunicare in qualche modo, e quindi la poesia è un viatico perfetto, quindi, per far uscire fuori queste emozioni, questi stati d'animo, ed è molto più difficile che scrivere un racconto, perché il racconto è meditazione, no? Tu mi insegni, Daniele, il racconto Assolutamente. di fatto, cioè, tu lo lasci lì, magari dopo un mese lo riprendi, lo riscrivi, lo cancelli. La Esattamente, poesia no, esattamente. la poesia va scritta in quel momento, altrimenti te la dimentichi, perdi proprio Non quell'attimo, quello solo, sprint. anche una raccolta di poesie, se tu diciamo, la cavalli nel tempo, la trascuri, dopo metterla insieme non è così tanto facile, perché se una raccolta di poesie è proprio disomogenea, non è che sia che renda molto bene l'idea di un libro, ecco, di per sé. Quindi, mentre romanzo, ripeto, è difficile scrivere un romanzo, per carità, io non dico che il romanziere, il saggista sia, diciamo, deve avere meno abilità del poeta, però come hai detto tu, un romanzo io lo posso lasciare lì, poi lo riprendo anche fra un anno, perché dico, guarda, l'avevo lasciato lì, se io lascio un libro di poesie con 10 poesie, se io le riscrivo altre 20, a mio parere non verrà mai un libro bello, perché quelle 10 emozioni, dopo 2 anni, avranno 20 emozioni di un, nel mio caso, di un Daniele che è un Daniele diverso, con emozioni diverse e con sensazioni diverse. Ora, è vero che la poesia nasce da diversi, come ho detto io, stati d'animo, quindi una poesia può essere diversa, tutto quanto, ma se, come io, ho creato questo libro in pochi mesi, tu la fai in pochi mesi, diciamo che, bene o male, tu rappresenti un determinato periodo della tua vita ben limitato. Se tu scrivi un libro di poesie in 10 anni, beh, è molto variegato, cioè molto ampio la forbice, per cui si snatura un po', secondo me, il libro di per sé. Ecco, la poesia singola magari no. Beh, chi scrive poesie singole io lo apprezzo, decide di non pubblicare, scrive poesie singole, va bene, lo può fare, però fare un libro di poesie è in un certo senso romanzare in poesia, cioè non è proprio che si può dire ora la scrivo una ora, una fra un mese. Perché secondo me non viene un bel libro. Questo è il mio parere. Sono d'accordo con te, Daniele. In effetti deve essere tutto fatto in poco tempo, quindi il sentimento, per esempio, vedi l'amore, no? Uno dei tanti demoni della poesia, no? L'amore si scrive per amore, si scrive tanto per amore. Io ho scritto personalmente per amore, e la poesia d'amore forse è quella che più si avvicina a quel senso, diciamo, di estasi, no? Di tormento ed estasi, se vogliamo, no? Per Assolutamente. parafrasare il famoso film su Michelangelo, di certo è che in Sì. effetti lì ci sta il gioco, no? Ci dice della magia. Lo stesso Michelangelo Buonarroti scriveva poesie
Poesie anche molto sofferte, lui in effetti aveva. Era un personaggio particolare, Buonarroti, Sì, era toscano molto, anche lui, molto, tra l'altro. come tanti del Rinascimento, praticamente. La gran parte dei personaggi famosi del Rinascimento ho il piacere di dire che sono toscani, ecco, insomma, ovviamente, non so, Beh, sì. Da Vinci, Michelangelo, Donatello, insomma, c'è una vastità, insomma. Non tutti sono poeti, però dico, ecco, in generale, ecco. Sì, no, certo, assolutamente. E Però ecco, parlando di per poesia. dire, anche se non il Rinascimento, ci tengo a dire Dante, Petrarca, Boccaccio, insomma, ragazzi, la Beh, poesia. tanta roba, eh. Tanta roba, eh. Non sono roba Petrarca. da poco questi. Guarda, Petrarca, io ti dico, guarda, Petrarca è stato uno dei miei poeti preferiti, forse il primo che ho iniziato a leggere. Era una raccolta pubblicata dalla Mondadori, erano quei volumetti che costavano 4.900 lire, ricordo ancora. Sono volumetti che si trovavano molto pure nei supermercati, pensa. Quindi, Sì, mi da un lato è ricordo una cosa anch'io, sì. bella, no? Perché vuol dire che la poesia è a portata di tutti, perché poi 4.900 lire siamo intorno ai 2,50 euro, forse, Sì, all'incirca. anche meno. Quindi un Sì, prezzo, sì. beh, erano. Ed era una raccolta bellissima, si chiamava Poesie d'amore, era un estratto del canzoniere, quindi avevano Ah, preso del alcuni canzoniere. componimenti, e c'era anche una raccolta di disegni tratti dalle poesie di Francesco Petrarca. Io poi ho fatto il liceo scientifico, la mia insegnante di italiano, che era una bravissima insegnante, però diceva che a lei non gli piaceva Petrarca, non lo trovava sincero. Io invece ho sempre pensato che Petrarca, secondo me, è quello che ha più ha sofferto, forse anche più di Dante e più di tanti Ma altri poi. io, senti, io quando questi professori, ti dico la verità, si permettono di dire certe cose, io, cioè, ti puoi dire, cioè, puoi dire che non è il tuo stile, non è il tuo tipo, però addirittura arrivare a criticare Petrarca, insomma, bisogna avere un po' di coraggio, ecco, diciamo la Beh, verità, direi. insomma. Quindi, in effetti, diceva questo. Io poi, in effetti, leggendo il manuale di letteratura, no, che è stato uno dei primi testi che ovviamente mi ha permesso anche di scoprire queste poesie, a un certo punto Guido Baldi, grandissimo critico letterario, diceva che nei suoi componimenti Petrarca assapora il desiderio di piangere e stare male. Cioè, questa è una cosa che mi ha Vero. colpito. Assapora il desiderio di piangere. E quindi tormento ed estasi, vedi, c'è proprio quello che provano i poeti, quello che provano i poeti quando scrivono, un componimento d'amore. Ti dico, guarda, io anche io ne ho scritti parecchi, che poi il lavoro forse è quello che ci induce di più a scrivere e a soffermarci, no? Perché l'amore ci affascina e ci tormenta, e quindi di fatto siamo indotti da questo sentimento fortissimo che ci sovrasta. Come diceva Schopenhauer, fatemi soffrire tutto, ma non le pene d'amore. Quindi, in effetti, questo la dice lunga. Schopenhauer è un altro che con i suoi aforismi faceva delle belle cose, insomma, mi piaceva tantissimo, a parte filosofo indiscutibile, la sua corrente, per l'amor di Dio, uno può essere d'accordo o meno, ma come filosofo indiscusso, ma mi piacevano molto i suoi aforismi. Ora, per assurdo non mi viene in mente neanche uno, vedi, a volte forse io non sono abituato ad essere intervistato, ma era molto pungente, mi piaceva, ecco, lui era molto pungente, mi piaceva Schopenhauer. Sì, no, era fantastico. Diciamo che sostanzialmente lì si vede, cioè, si vede la sofferenza sua anche, diciamo, personale. Lui non era un poeta, però di fatto, vedi, i suoi aforismi, quindi rimandavano, poi erano pezzi di poesia, sembravano poi pezzi di poesia sparsi qua e là. A proposito di autori, di grandi autori, quali sono stati i tuoi poeti preferiti e quali sono quelli che più ti hanno indotto, quindi, a prendere ispirazione? E ti hanno indotto a scrivere, ovviamente. Beh, assolutamente. Allora, i miei poeti preferiti, da quelli di cui stiamo parlando noi, cioè abbiamo parlato di Petrarca, no? Io vado oltre, cioè oltre nel senso, no, oltre, più in là nel tempo, scusa, no, oltre. Io praticamente ho cominciato ad avvicinarmi alla poesia, provavo a veramente amarla, io dico sempre da Baudelaire in poi. Ecco, per me Baudelaire è stato colui che ha rotto tutti gli schemi. È stato colui che ha creato il decadentismo e pensa, tu lo sai, è morto nel 67 e la corrente del decadentismo nasce all'incirca nel 1880, ecco. E lui aveva già incarnato in sé tutti i simboli, tutti gli, gli,
tutto quello che poi il decadentismo sarebbe stato. Quindi chi dice che Voltaire era un decadente storicamente è un errore, letteralmente, dal punto di vista della letteratura è un errore perché è morto prima che nascesse il decadentismo, ma lui col simbolismo, le sinestesie, tutte le figure retoriche, aveva già tracciato la strada al decadentismo. E poi chiaramente mi sono ispirato ai tre grandi maledettisti francesi, il genio in assoluto, che è il poeta veggente Rimbaud, che per me questo era un genio assoluto, che lo paragono a Baudelaire, a livello di Baudelaire, e altri due grandissimi, che secondo me sulla mia scala vanno leggermente, ma leggermente sotto, che sono Verlaine e Mallarmé. Ecco, io sono ispirato molto a quei poeti, più che altro al loro modo di vedere la poesia. Al loro modo di fare poesia, l'arte per arte, no? Cioè, diciamo, loro non avevano nessuna intenzione, come un po' ora, cioè, se io faccio un libro di poesia e penso di diventare ricco, è molto probabile che muoia di fame. Uno potrebbe dire, guarda, è bene che tu ti trovi un lavoro, perché, e loro avevano questa concezione, cioè l'arte per arte, noi non ci vogliamo arricchire, noi vogliamo fare l'arte, noi siamo poeti. Ecco, loro sì, per esempio Baudelaire aveva questa visione nella sua poesia L'Albatros, che dimostra che l'Albatros quando è in cielo è bello, un uccello bello, maestoso, quando è sulla chiatta di una nave è goffo, i marinai lo prendono in giro e lui lo manifesta il poeta che è al di sopra della società. Perché quando si abbassa la società non diventa goffo perché non è capito, cioè è troppo superiore per abbassarsi a livello della società moderna. Tra l'altro, insegnava la mia professoressa che il termine decadente non è che se lo sono dati, che tra l'altro è un termine vastissimo, tra l'altro non si parla di corrente, bensì di gusto letterario, perché ricopre, no, l'estetismo, superomismo, vedi D'Annunzio, vedi Wilde con l'estetismo, no? Ma anche D'Annunzio con l'estetismo. Decadente era stato affibbiato, diciamo, da queste, diciamo, società borghese dell'epoca, che diceva: ma questi poeti sono dei decadenti, come dire, sono proprio. E loro piacque questa cosa. Diceva: vabbè, noi siamo decadenti, va bene, quindi ci piace questo termine, ci piace essere definiti così da voi. E questo, ma ecco, la mia poesia prende spunto da quella. Non è prettamente uno stile loro, perché io nella mia raccolta mi rifaccio anche molto diciamo, all'uso delle rime, quindi uso anche un po' diciamo, uno stile classico, non la metrica classica, assolutamente non c'è, non è proprio assente. Però per esempio sulle rime ci gioco molto, e però diciamo, io sono ispirato ai temi dei poeti di Baudelaire, distribuito dei maledettisti francesi principalmente. Poi diciamo, la poesia moderna mi piace tutto, mi piace l'ermetismo, e tutto quanto. Detto questo, niente, praticamente sì, d'amore, rivalsa, rabbia, rassegnazione, come hai detto tu, sono quattro, un po' l'amore, un sentimento, la rabbia, uno stato d'animo, insomma, una raccolta di sentimenti, di stati d'animo che io ripercorro. Diciamo prendendo spunto dai temi di questi della denuncia sociale di questi poeti facevano, ecco. Assolutamente, no, poi cioè, mi trovo concorde con te, anche per me Verlaine, Baudelaire, Rimbaud sono stati dei maestri, dei punti di riferimento. Tra l'altro ricordo un bellissimo film degli anni 90 che si chiamava Poeti dall'Inferno con Leonardo DiCaprio che interpretava Dall'inferno, ecco Rimbaud lì, e sì, David con DiCaprio che Thewlis che interpretava faceva Rimbaud. Verlaine. Una storia travagliatissima, Tra Sì, l'altro non immaginavo che Verlaine tra loro fosse due così. fu. Sì, no, no, fra loro due ci fu una storia d'amore, eh. Cioè loro due si amavano, ma Rimbaud amava più la libertà che Verlaine, e lo dimostrerà. Rimbaud rinuncerà alla poesia, mi sembra, a 21 anni, giovanissimo. Lui partì, andò in Africa, girò il mondo e volle tornare in Francia, perché noi sappiamo storicamente che chi ha fatto studi superiori, non occorre studi proprio accademici, no? Il patriottismo francese come era forte, no? Grazie. Storicamente. E lui volle tornare a Marsiglia e ci arrivò morente, mi sembra morì un giorno dopo essere arrivato a Marsiglia, perché lui voleva morire in Francia. Cioè lui era francese, ma lui voleva morire in Francia. Lui tornò in Francia solo per quello, perché lui con la poesia a un certo punto disse che aveva chiuso, aveva terminato e non aveva più da dire niente. E quel
poco, tra virgolette, perché quel poco lasso di tempo che ha scritto ci ha lasciato delle meraviglie. Sì, esatto, questo è sicuramente un aspetto fondamentale per comprendere l'opera di questo giovane poeta, tra l'altro morto veramente in tenera età, si può dire, no? Un poco come tanti altri anche artisti, che sono 37 Basquiat, anni, bene, 37 anni. oppure come Lovecraft, quindi questi, diciamo, Sì, eh. queste giovani stelle, no? Del firmamento, quindi vanno via così presto, no? Non possono immaginare quante altre cose ci avrebbe potuto dare un poeta così se fosse vissuto di più. È anche vero che questi poeti, è indubbio che avevano insieme, io sono sempre più d'accordo su questa cosa, avevano insieme genio e follia. Inevitabilmente Esatto. ti trovi degli spunti geniali con dei comportamenti che dici, ma questo è un folle. Cioè, però forse essere dei geni comporta essere anche un po' folli, non lo so, questa è un'ipotesi, non so dire. Non sono, purtroppo non sono ancora Rimbaud, non credo di Oh. diventarlo. Mi basta quello che sono e va bene così. Guarda, Daniele, mi piacerebbe concludere questa simpatica e coltissima intervista leggendo un tuo componimento e poi dopo, se ti va, di ascoltare un mio componimento, così facciamo quindi un confronto tra artisti. Quindi Assolutamente. Va benissimo, va benissimo. allora, leggiamo un tuo componimento, una tua poesia, scegli la tua, ovviamente me la Ma condividi e io farei l'ultima che è Inferno Artificiale, quella praticamente che chiude la raccolta. ok. Sì. Scusa, sì, me l'ho dimenticato. Chiedo perdono, eccolo qua. No, bello della diretta questo, Daniele. No, me l'ho dimenticato, pensavo che cercavi, invece, eccola qua. Qua. La poesia si chiama Inferno Artificiale e cercherò di leggerla. Ovviamente non sono Vittorio Sermonti, però ci proverò, dai. Lo scintillio d'occhi brillanti di luce stellata furono nebbiosi, da patina bianca all'iride, che dapprima fu di riflesso accecante, ora è accecata da un'infinita tenebra indefinita. S'alza un ghigno, non azzardar, cerca la luce, che il sole qui non troverebbe, accasciati e striscia ben giunto al nuovo mondo. Lo volevi, cercavi l'eterno, tu l'hai creato questo abisso, o umano, ben giunto nel tuo inferno. E in nulla cominciò, non più suoni, né pianti, nell'eterna espiazione, nemmeno i tuoi pensieri puoi ascoltare. Un sol senso degli umani cinque alla tragica solitudine rimarrà nell'abissale disperazione, l'eterna feroce dannazione. Questa è fantastica, Daniele. Ti ringrazio, È veramente bella, ti ringrazio. ricorda anche, c'è anche una ricercatezza pure nello stile, uno stile particolare, molto denso. È quella che ha ispirato la copertina che è stata fatta da Dario, no? Raguzzino, fratello di Andrea, che mi ha Che noi chiesto salutiamo. gentilmente, che tra l'altro poi ho saputo che anche se salutiamo Dario e Andrea, chiaramente rinnovo il saluto, anche per aver creduto in me la Jack Edizioni, la prima loro raccolta di poesie che hanno pubblicato e sono onorato veramente. E lui ha voluto una poesia che per poter creare questa copertina. E poi ho saputo che la poesia che ho scelto, me l'ha detto Andrea in una diretta che abbiamo fatto su Instagram, è anche quella che gli è piaciuta di più. E quindi questo mi ha fatto ancora più una sorta di empatia, no? Cioè quella che ho scelto per lui che doveva fare la copertina era anche quella che a lui piaceva di più. E sì, questo è praticamente il nostro mondo dove sta andando, no? Mi sono ispirato un po' a Baudelaire facendo una sorta di ossimoro, ovvero Baudelaire cosa ha fatto, no? Ha scritto i paradisi artificiali. E qui c'è un inferno artificiale, ovvero un uomo, vabbè, il paradiso artificiale era l'uomo che si creava, cercava il paradiso con l'artificio, no? Qui invece abbiamo un uomo che si crea l'inferno da solo. Cioè abbiamo tempo per andare all'inferno se vuoi essere cattivo, no? Se sei credente o meno, io qui faccio una cosa esistenziale, non voglio entrare nel merito
della fede o meno. E stiamo rovinando questo mondo, lo stiamo distruggendo, e questa poesia è proprio una denuncia sociale di un diavolo, appunto, che cioè, la copertina, la faccio un po' vedere se si vede, qui c'è un diavolo che osserva molto sicuramente contento il mondo che va in rovina, inquinato, no? Un diavolo che comunica al mondo, l'uomo dice, bene, io ti avevo avvisato, tu stai rovinando il mondo, non ci hai creduto, ecco, ora sei all'inferno, non torni più indietro, no? Cosa dice la religione cristiana? Tutte le dottrine, che quando tu hai tempo, fino all'ultimo, il tuo respiro per pentirti, ma se non ti sei pentito prima di morire, se dopo vai all'inferno, non hai più possibilità di essere redento. Ecco, questa è la denuncia che io faccio. L'uomo non si sta rendendo conto che se non abbiamo già raggiunto il punto di ritorno, io dico se non abbiamo già raggiunto il punto di ritorno, siamo vicini a raggiungerlo. E quando l'abbiamo raggiunto, dopo sarà inutile cercare paci, accordi, diciamo, limitare le emissioni, perché ormai sarà troppo tardi. Ormai il mondo è già impazzito, e quando impazzirà del tutto, e ci estingueremo. L'uomo sarà, secondo me, l'unico animale che si estinguerà da solo, cioè creerà la sua estinzione. Ecco, secondo me. Questa è un po' la cosa D'accordo, darwiniana mia, un darwinismo sociale, diciamo. guarda. No, ma certo, no, assolutamente, questo è fuori di dubbio. Ovviamente, Daniele, come ti avevo promesso, quindi mi Assolutamente, piacerebbe sono contento, anzi, guarda, mi condividere fa con te piacere. questa cosa. Si parlava prima di amore, di rivalsa, anche di rassegnazione, e l'amore e la rivalsa sono i sentimenti che ho provato quando ho scritto questo componimento, che è uscito fuori in un momento di estremo sconforto, che però poi dopo mi ha dato una forza enorme per portare avanti le mie idee e per risorgere un po' come una fenice da questa situazione. Quindi è una poesia a cui tengo moltissimo. Ovviamente è diversa dalle cose precedenti che ho scritto, come se fosse uno stile nuovo che mi sono, diciamo, creato. Chiaramente nasce proprio da un'esperienza personale molto vicina, che a certe volte sento ancora vicina, ma che sta lì come una lucciola all'interno del buio, quindi ogni tanto brilla e si manifesta, si rende presente. Però sta lì e sotto certi aspetti l'ho anche un po' fatta, diciamo, mia, sono riuscito a ingabbiare questa situazione. E la poesia si chiama Le parole non dette. Le parole non dette bruciano più delle parole dette e non posso non pensare a tutte le cose che ti avrei voluto dire se solo mi avessi lasciato parlare. E non credere che io non sappia quanto sia difficile fare innamorare. L'amore è solo una parola al vento che perde significato giorno dopo giorno. E anche se rifiuti le carezze, devi capire che senza affetto non si può vivere. Ma tu le mie lacrime non le riesci a vedere, perché in questo paese piove sempre, ma io cammino a testa alta, pagando il conto di qualcun altro. E non posso non pensare a tutte le cose che ti avrei voluto raccontare. Faceva caldo, cioè faceva freddo, e sentivo il tuo cuore, ma tu dicevi che era tachicardia, e poi il vento lambiva la pelle, ed io tremando tra le tue braccia ho creato la nostra magia, fatta di parole non dette e di desideri non realizzati. Vorrei tanto cambiare il tuo passato con il mio futuro. Ma la pioggia cancella i ricordi, così come i desideri, che sfumano nelle pozzanghere di questo paese così lontano. Che te ne pare, Bella, Daniele? mi piace molto, vedo che qui io... Allora io dico questo, io prima ti ho fatto leggere una poesia perché ti avevo detto quando, prima di sentirci per l'intervista che volevo che nella mia sinossi, scusami, nella mia silloge una persona facesse sua anche la poesia, la interpretasse a modo suo, come tu del resto hai fatto con la mia. Mi permetto, se mi concedi, di dare un'interpretazione della tua. Mi sembra una poesia a sfondo amoroso, sicuramente. Certo. Le parole non dette mi sembra quando una persona si rifiuta di ascoltare, che è la cosa più brutta che esista, assolutamente, no? Oggi c'è addirittura il metodo tecnologico, addirittura c'è il termine che si chiama il ghosting, no? Quando uno ti blocca, ti impedisce di dire le cose, che è veramente frustrante e crea angoscia. Ecco, io lancio un messaggio innanzitutto mi piace questo tuo componimento, si nota tanta sofferenza.
Sì, c'è molta sofferenza in questa poesia, si vede, e questo è dovuto al fatto di questo che oggi ha un termine inglese, ghosting, no? Ghostizzare, non so neanche se è giusto dire così, ovvero precludere a qualcuno la parola, anche la possibilità di chiedere scusa, di chiedere perdono, no? O semplicemente precludere un sentimento, un'occasione. Qui diciamo, siamo esseri umani, siamo animali parlanti, Dio ci ha donato la parola e allora dobbiamo parlare, no? Se diciamo una persona ti si accosta in maniera positiva, propositiva, educata, non capisco perché, insomma, non si debba concedere un'opportunità di dialogo in qualsiasi mezzo. Quando si preclude il dialogo, la storia ci insegna, non esagero, scoppiano delle guerre a volte, no? Quindi sarebbe bene che l'uomo parlasse di più. E in questa tua poesia ci ho visto molta sofferenza amorosa. Io scrivo poco d'amore, dico la verità, ma non è che scrivo poco, pubblico poco, nel senso che le poesie d'amore le risento molto intime. Sono simili alle tue, nel senso, non va, almeno queste, a questa, alla tua, dico alla tua, giustamente, più corretta, perché ho sentito solo questa, perché non vado a sfociare sull'erotismo, non mi piace. Per me la poesia è sentimento puro e esprimo gli stati d'animo. Ho scritto parecchie poesie, una sul libro c'è, una c'è sul libro, però tendo a tenerle per me perché le ritengo molto personali. L'idea di condividerla è accettabilissima, ognuno le sue poesie le condivide e non. Io tante poesie le condivido, tante per esempio ce l'ho e le terrò sempre per me, perché sono poesie mie, scritte per me. Io sono anche per che uno scriva per se stesso. È una sorta di terapia. Quando io ho bisogno, mi leggo quella poesia e mi Esatto. ricordo quell'evento. Quella poesia mi appartiene, ecco. Sì, non sono Comunque assolutamente. mi è piaciuto, per concludere, mi è piaciuto molto la tua poesia, mi ha fatto piacere che tu l'abbia condivisa con me, mi ha fatto piacere di essere il tuo primo poeta, ospite della tua, diciamo, rubrica, intervista, come la vuoi chiamare, insomma, oggi su YouTube, Instagram, insomma, si fanno tantissime cose propositive e una cosa bella che ha creato il Covid, diciamo, forse l'unica, sono queste cose qui, diciamo, queste interviste, stare tutti chiusi in casa, ha creato un qualcosa di culturale che, diciamo, speriamo che possiamo rifarlo presto, senza limitazioni, tutti insieme abbracciandoci, però diciamo che e averlo potuto non interrompere tutto e farlo grazie ai mezzi internet, diciamo, qualcosa di buono in un panorama veramente atroce c'è stato, diciamo, ecco, una piccola goccia nel mare c'è stata. Assolutamente, sono tante piccole gocce che formano il mare, Daniele, quindi a questo punto che sia una goccia, Esatto. sia una goccia che forma un oceano questa. Esatto. Perfetto, ti ringrazio per essere venuto nella mia rubrica e ti saluto affettuosamente. Ci vediamo presto, Daniele, per qualsiasi cosa io Sì, dammi sono qui. la possibilità di ringraziare Andrea e Dario Certo. Raguzzino, la GEC Edizioni che hanno creduto in me, che mi hanno procurato questa intervista e le ringrazio perché sono editori, molto, cioè una casa editrice gestita da due fratelli soci molto in gamba che non solo ti pubblicano per il valore che hai, non peraltro, ma si occupano molto poi di promuoverti, no? Di ti interessa questa intervista, veramente sono veramente due persone. Io Andrea lo conosco anche di vista, no, cioè, di persona no, però sui social ci siamo parlati spesso al telefono. Dario non ha avuto ancora l'onore, spero di averlo. Però ringrazio tutti e due per l'occasione che mi hanno dato di pubblicare il mio libro, per avermi creato questa intervista e ringrazio oggi soprattutto te per avermela concessa e in bocca al lupo per la tua rubrica, insomma. Esatto, Viva il lupo, come si dice, quindi ormai si dice così. Salutiamo viva il lupo, è giusto dire viva il lupo, il detto è quello. affettuosamente Andrea e Dario Ragussino e ci vediamo alla prossima puntata di Libro Interviste. Un abbraccio forte, Daniele. Ciao, ciao Giuseppe, grazie.